Ciao, oggi ti mostrerò come risolvere un problema un po' rognoso, quello delle self-intersection. Ti mostrerò appunto come poter risolvere questo problema. Cercherò di farti vedere una delle modalità in cui può capitare di generare delle self-intersection e questo video poi confluirà all'interno di questo articolo che già ho scritto. E sarà appunto a corredo dell'articolo in cui ho indicato una serie di approfondimenti che potrai leggere con calma dopo aver fruito di questo video. Quindi andiamo adesso a vedere come si generano questi errori e come è possibile correggerli. Andiamo a vedere innanzitutto come si possono generare questo tipo di errori. Quindi creo un vettore poligonale temporaneo e disegno qualche poligono. Sto appositamente generando delle geometrie, insomma, che saranno poi sicuramente problematiche, proprio per farti vedere come, insomma, è possibile, ottenere questo tipo di problematica. Ho attivato adesso lo snap e cercherò di riprodurre ulteriormente il problema. Allora, innanzitutto, uno dei modi con cui, si generano questo tipo di errori è il doppio clic in chiusura di nodo, praticamente. È un po', a volte lo si fa in maniera inavvertita, altre invece è, diciamo, un'eredità di chi passa dal CAD al GIS, perché nel CAD, insomma, per chiudere le geometrie si effettua un doppio clic sinistro, mentre in ambiente GIS, una volta che si ha avuto la possibilità di generare un poligono, basta un clic con il destro e il poligono viene chiuso. Un altro modo in cui si possono generare i self-intersection sono queste diciamo, intersezioni che ho accentuato enormemente, ovviamente, per puri scopi, diciamo, didattici, e sono quel tipo di attività che si possono generare nel momento in cui uno con fretta sta tracciando un poligono, una linea, e non si accorge che ha generato una intersezione tra il dato che ha creato e quello che c'era lì precedente, nel punto in cui ha lasciato l'ultimo nodo. Quindi questo tipo di attività generano degli errori. Questi errori poi rispecchiano su quella che è, o meglio, ricadono su quella che è la topologia dello strato vettoriale che stiamo creando, e questo significa che il dato che abbiamo creato rischia di essere un dato sicuramente topologicamente non corretto, ma che potenzialmente potrebbe farci perdere informazioni. Ho trattato qualche video fa perché sono importanti le regole topologiche, e ti lascerò poi il link al video tra i commenti, tra la descrizione di questo video. Quindi non mi dilungherò sull'aspetto del perché sono importanti le regole topologiche, però voglio farti vedere giusto una volta che è stato generato un vettore potenzialmente buggato, diciamo così, quindi topologicamente non corretto. Se andiamo a effettuare un check sulla topologia, verifichiamo se sono valide le nostre geometrie. Ecco qui che delle quattro feature presenti nel nostro vettore, praticamente tre risultano essere affette da problemi di invari geometri. In questo caso non ci viene indicato
tipo di problematica abbiamo riscontrato, è stata riscontrata meglio nella verifica della topologia. Però nel momento in cui andiamo a passare questo vettore in un geodatabase, come ad esempio può essere PostGIS, possiamo andare a effettuare la correzione in maniera molto rapida e veloce, perché se volessimo, insomma, correggerlo manualmente questo problema o questi problemi, perché sono stati creati più di un problema, non abbiamo la possibilità di capire dov'è il doppio clic sullo stesso nodo. Possiamo giusto andare a modificare, ad esempio, questo nodo per spostarlo, se ci riusciamo, però ecco, vengono evidenziati quelli che sono questi errori, questi crocicchi verdi, ma risulta essere appunto complesso andare a effettuare una correzione reale. E soprattutto sarebbe un'attività che porterebbe via tempo. Ora ti ripeto, questo vettore è stato generato appositamente, quindi è appositamente, diciamo, buggato, diciamo, pesantemente con degli errori che sicuramente non potrebbero essere ripetuti in maniera così consistente. Però immagini di tante piccole autointersezioni agli angoli o in vari poligoni del tuo vettore, quanto tempo potrebbero portarti via per la correzione di tipo manuale. In questo appunto ci viene incontro PostGIS che con delle query molto rapide da utilizzare ci consentono di correggere il problema. Quindi vado a importare il mio vettore. Ancora non ho selezionato nessun database, ho il mio database di test in cui carico normalmente queste informazioni. Facciamo creare la spatial index e clicchiamo su OK. Rapidamente il vettore è stato importato e andiamo ora a vedere in PostGIS come dobbiamo operare. Eccoci in pgAdmin in cui c'è il mio database di test e il vettore Polygons che ho importato precedentemente da QGIS, che ormai è diventata appunto una tabella vettoriale all'interno di PostGIS. Per avere traccia di quello che facciamo, creo un duplicato di questo vettore. Quest'azione non è obbligatoria, però è giusto per avere traccia di quello che stiamo facendo all'interno di questo video dimostrativo. Allora, il primo passaggio che possiamo fare è andare a verificare anche con PostGIS la qualità del nostro vettore. Quindi andiamo un po'. Ok, c'è ID. No, source polygon. Ed ecco qua, anche qui in PostGIS sappiamo che la geometria con ID 1, quella con ID 2 e quella con ID 4 non hanno una geometria valida, quindi sono invalide, solo il poligono 3 risulta essere valido.
Quindi questo è un test che è possibile fare utilizzando questo che è la funzione stisvalid di PostGIS, che restituisce un dato booleano true o false in funzione del fatto che la geometria che ha analizzato è o meno valida. Quindi, come spiego anche nell'articolo, a questo punto abbiamo due strade. O creiamo una nuova tabella vettoriale con le geometrie corrette, oppure aggiorniamo direttamente questa nostra tabella vettoriale, quindi source polygons, con le geometrie corrette. Ti faccio vedere entrambe le metodologie che ho accuratamente spiegato all'interno dell'articolo. Nell'articolo, tra l'altro, do delle indicazioni di approfondimenti sulle funzioni che sono utilizzate, quindi ti consiglio di leggerlo. Quindi il primo passaggio è quello di creare un nuovo vettore. Quindi lo chiamiamo Cleaned Polygons e fa riferimento a Source Polygons. Abbiamo quindi inserito a questo punto tutte le informazioni che ci servono per poter andare a creare il nostro nuovo vettore pulito, diciamo così, e in maniera molto rapida e veloce abbiamo ottenuto il risultato, che è appunto questo Cleaned Polygons, che se lo andiamo a indagare, abbiamo adesso che la colonna isValid risulta tutta quanta pari a true, quindi sono tutte geometrie valide. Questa colonna che ho aggiunto all'interno di questa query non è obbligatoria, puoi tranquillamente eliminarla al termine del processo, è solo una colonna di check, diciamo così, per vedere se tutto è andato a buon fine. Quindi se ora vado a caricare questa informazione Cleaned Polygons nel mio in QGIS, e faccio di nuovo il check delle geometrie. Ecco qua, ottengo praticamente che il dato attualmente risulta essere topologicamente corretto, o meglio, sono state corrette quelle che sono le self-intersection. Perché ho detto meglio, lo andiamo a vedere subito. Eccolo qua, il problema. Gli overlay, gli overlap, anzi. Che non sono stati comunque corretti perché è un errore topologico questo che va corretto in maniera differente. Il processo che ti ho fatto vedere adesso serve soltanto per andare a correggere quelle che erano le self-intersection. Le self-intersection che ti generano ulteriori errori topologici, rendendoti spesso il tuo strato informativo totalmente inservibile. Però adesso sai che almeno le self-intersection su questo poligono e in generale nei poligoni che compongono questo vettore non ci sono. Quindi con questa query abbiamo creato praticamente un nuovo vettore a partire da quello lì che aveva degli errori di self-intersection, quindi degli errori topologici, ne abbiamo creato uno che è praticamente pulito. La seconda strada è quella invece di andare ad aggiornare, come ti avevo anticipato, lo stesso vettore source polygon, quindi lo stesso vettore che ha il o i problemi, poi dipende dalle casistiche. E è possibile farlo semplicemente con questa query, in cui adesso sono a dire di aggiornare praticamente source polygons. In particolare la colonna geometrie, laddove trova che la geometria di riferimento risulta essere invalida.
quindi basta adesso avviare la query e qui ci dà un'indicazione molto interessante. Ha aggiornato tre geometrie trovando questi self-intersection e ci dà anche addirittura le coordinate dell'errore. Quindi a questo punto siamo riusciti anche a aggiornare direttamente Source Polygon, il vettore, diciamo, sorgente, e se lo andiamo a caricare qui in QGIS, possiamo effettuare un'altra verifica topologica. Che risulta essere pulita. Quindi questo è tutto. E ringrazio in particolare per le indicazioni Andrea Peri, che su GeForce qualche anno fa mi diede mi passò praticamente il codice che sto utilizzando qui per aggiornare direttamente la geometria. Potere della condivisione della conoscenza.